짠이네 그대란 사랑 작은 유리병에 나를 넣고 나를 놓아주면 안 되나요? 날 사랑할래요? 나 그대 없으면 나 한시도 못 가서 금방 숨이 멎을 것. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. So che questa sembra la postazione dei video dove io faccio le lezioni. In realtà questo è l'inizio di un video per me splendido, perché in questo caso si tratterà di un vlog, ma un vlog forse differente dagli altri. Si tratta sempre di un vlog di viaggio, ma questa volta per una destinazione che sogno di visitare da tanto tempo. In questo video andremo nel sud della Corea. Partirò con mia sorella e andremo a fare un giro del sud della Corea di circa 9 giorni, meno 11 in totale con i giorni di viaggio. Visiteremo Seoul, Busan, Gyeongju e Jeonju. Gli spostamenti sono un po' lunghi perché prima devo andare a Milano, poi da Milano devo andare in Polonia e poi dalla Polonia andremo in Corea. Il viaggio da Milano alla Polonia è di circa 2 ore e mezza e il viaggio dalla Polonia alla Corea è di circa 12 o 13 ore. Poi atterreremo all'aeroporto di Incheon, che dista circa 2 ore dal centro città, dove si trova poi il nostro albergo. Non voglio dilungarmi troppo con questa introduzione perché temo che registrerò molte cose durante questo viaggio. Infatti penso che suddividerò il viaggio in differenti video, altrimenti sarebbe un video troppo lungo, quindi vi annoierei e non voglio che questo succeda. Ora vado a finire di fare le valigie e noi ci vediamo in viaggio per il sud della Corea. Eccoci finalmente a Seoul, siamo arrivate dopo un viaggio un po' lungo. Il primo volo da Milano a Varsavia è durato circa 2 ore e un quarto e il secondo volo da Varsavia a Seoul è durato circa 11 ore. Il punto è che poi da Seoul aeroporto fino all'hotel c'era un'altra 1 ora e mezza di transfer. È stato benissimo, è stato tutto tranquillo, tutto regolare, tutto in orario. Siamo arrivati a Seoul alle 9 del mattino ed è molto strano perché noi siamo partite da Milano, che erano le 9 del mattino del venerdì, siamo arrivate qui alle 9 del mattino del sabato, perché il sud della Corea è 7 ore avanti. Strano, in realtà in Spagna e in Italia adesso è notte e invece qui è appena iniziata la giornata. In realtà ormai non più appena, perché è mezzogiorno tra che siamo arrivati in hotel, ci siamo fatta la doccia eccetera. Adesso però è l'ora di andare a pranzare. Oggi è giornata tranquilla perché non abbiamo le energie per fare niente al di fuori di girare un po' qui intorno e di pranzare. In ogni modo domani abbiamo un'intera giornata di visita guidata della città, abbiamo modo di conoscerla alla perfezione domani. Sono molto curiosa di andare a provare un pranzo coreano, quindi andiamo a mangiare qualcosa. I just feel so lucky, oh, oh, 운명이라 믿어요, oh, oh, oh. Ikseondong è una delle zone che preferisco di Seoul. In passato vivevano le famiglie aristocratiche qui, che poi hanno deciso di lasciare questa zona per spostarsi in altri quartieri, e da lì è iniziato un periodo di declino, ma fortunatamente questi edifici sono stati poi restaurati e sono diventati questi caffettini e bar alla moda che sono molto amati dai coreani e dai turisti. La cosa che mi è forse piaciuta di più di questo quartiere è il contrasto che c'è tra gli edifici un po' più moderni e quelli un po' più tradizionali. Questi edifici tradizionali si chiamano hanok, che sono appunto costruiti con mattoni, pietra e hanno i tetti a pagoda. Ma contrariamente ad altri hanok village che abbiamo visto, qui appunto c'è un contrasto tra edifici un po' più moderni e edifici più tradizionali. Questa zona è molto popolata anche per quanto riguarda i ristoranti, perché ci sono cucine di vario tipo, ma ovviamente è pieno di ristoranti dove si può mangiare cucina tipica coreana. Cheese, next steak. Okay. Okay. Yes. Adesso stiamo cercando un posto dove far colazione, ma è tutto chiuso, probabilmente perché è domenica mattina e quindi andiamo in un posto un po' meno carino, diciamo, dei soliti caffettini di Seoul. Però vabbè, la colazione è necessaria, poi iniziamo il tour guidato per tutta Seoul che durerà tutto il giorno e questa sera andiamo a prendere il treno per andare a Gyeongju, dove passeremo 2 notti. Siamo appena tornati in hotel dalla colazione, adesso usciamo di nuovo perché abbiamo l'incontro per il tour guidato. Siamo tutto il giorno con il tour guidato per tutta la città di Seoul, quindi andremo a scoprire i vari monumenti, le zone caratteristiche, i vari quartieri. pranzeremo in un ristorante tipico e il tour finirà alle 6 di sera e poi alle 7:20 andiamo a prendere il treno veloce per andare a Gyeongju, dove passeremo 2 notti. Quindi adesso mantengo un po' di batteria per il resto della giornata e ci vediamo dopo in giro per Seoul. Ecco la prima tappa del nostro tour, il Namsangol Hanok Village, che è un villaggio tradizionale coreano situato nel cuore di Seoul. Questo villaggio è stato costruito nel 1998 e precedentemente era semplicemente una zona di pollame e una zona residenziale, che poi successivamente il governo ha deciso di restaurare e renderla un villaggio tradizionale coreano. Questo villaggio include 5 case tradizionali coreane che si chiamano appunto Hanok, che sono le case di cui vi ho parlato prima, con i tetti a pagoda. Queste 5 case sono risalenti alla dinastia Joseon e appartenevano ad aristocratici oppure ufficiali del governo di quella dinastia, ed inizialmente erano situate in differenti zone di Seoul. Sono state poi spostate qui e restaurate con i loro materiali originali. Qui è dove si prepara il kimchi. Il kimchi è il piatto tradizionale coreano a base di cavolo fermentato con spezie, e ci diceva la guida che si prepara verso ottobre-novembre, una volta soltanto per tutto l'anno. Continuiamo il nostro tour e ci spostiamo alla Seoul Tower, anche conosciuta come Namsan Tower. Il motivo per cui ha questo nome è perché è situata sul monte Namsan. Abbiamo preso la cabinovia per salire, l'attesa alle 10 del mattino è stata di circa 40 minuti. Qui siamo io e Giulia che ammiriamo questa splendida vista dall'alto. Ora siamo alla Seoul Tower. Abbiamo fatto circa 40 minuti di coda per salire perché abbiamo preso la funivia. Ora vi faccio vedere, è proprio qui di fronte a me. Questa torre è anche famosa per i suoi messaggi d'amore tra le coppie coreane. Infatti molti coreani vengono qui a giurare il loro amore. Tra l'altro ho notato che nel sud della Corea è pieno di coppie per tutta la città. Ma torniamo alla nostra Seoul Tower, che è una torre che è stata progettata come torre di trasmissione televisiva, ma che poi negli anni è diventata una popolare attrazione turistica proprio per questa vista meravigliosa della città che offre. La torre è alta circa 236 metri. Qui siamo ad Insadong Street, che è una strada ricca di gallerie d'arte, negozi di artigianato, ristoranti tipici coreani e tantissimi negozi. Qui siamo al palazzo Gyeongbokgung, scusate per la pronuncia, che è uno dei più famosi palazzi reali della Corea del Sud. Era infatti la residenza del re Taejo, che era il fondatore della dinastia Joseon, di cui vi ho parlato precedentemente. Il palazzo è stato ristrutturato diverse volte a causa dei danni subiti durante l'invasione giapponese. All'interno di quest'area poi ci sono tantissimi laghetti, giardini e anche un museo, il National Folk Museum, dove sono qui. Qui stavo passeggiando tra le statue che rappresentano lo zodiaco cinese. L'ultima tappa del nostro tour di oggi è il tempio Jogyesa, che è uno dei principali templi buddisti della Corea del Sud. Questo tempio è sede della setta Jogye, che è una delle principali sette della Corea del Sud. Questa setta è famosa perché pratica la meditazione del Seon, che è una forma di meditazione buddista che mira a raggiungere l'illuminazione. Il buddismo è un tipo di religione aperto a tutti, infatti io e Giulia abbiamo deciso di entrare nel tempio e pregare anche noi. Questo tempio è particolarmente famoso per le sue decorazioni, per i suoi affreschi, ma anche perché ospita eventi e celebrazioni, tra cui ovviamente quello più importante, che è il compleanno di Buddha, che si celebra ogni primavera. Ci sono molte aree all'esterno dove è possibile esprimere dei desideri. Per esempio, questo metodo consiste nel accendere un incenso attraverso queste candele, esprimere un desiderio mentre si fa questo e infine posizionarlo insieme agli altri incensi in forma retta. Come vedete c'era molto vento e per questo motivo ho deciso di accendere due incensi nel dubbio.